Non ho mai accusato il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi per i presunti ritardi nell'organizzazione della perdonanza e nella nomina del relativo comitato, né tantomeno ho mai reso dichiarazioni alla stampa di questo tono e con questi contenuti. Si sfoga oggi l'assessore di Forza Italia Sabrina Di Cosimo dopo un articolo di stampa che riportava di presunti dissidi tra il sindaco e la Di Cosimo proprio sull'organizzazione della perdonanza. Le affermazioni in tal senso, spiega oggi l'assessore Di Cosimo, che mi vengono attribuite dalla stampa, sono destituite di ogni fondamento e del tutto fuorvianti. I fatti, per come si sono realmente svolti, attacca, sono ben lontani da questa ricostruzione. Sono stata contattata, racconta la Di Cosimo, da una giornalista che mi ha chiesto notizie circa la nomina del Comitato Perdonanza, chiedendomi come mai i componenti dell'organismo non fossero stati ancora designati. Dal canto mio mi sono limitata a rispondere, semplicemente e senza alcuna polemica, che non spetta a me, ma al primo cittadino, come peraltro ben noto, procedere alla designazione del Comitato, e dunque non potevo rispondere a domande su una materia che non è di mia competenza. Ho voluto tuttavia ricordare, dice ancora, dal momento che si parlava di presunti ritardi nell'organizzazione della manifestazione, che già da 3 mesi abbiamo provveduto alla nomina del direttore artistico nella persona di grande spessore e specchiato curriculum del maestro Leonardo D'Amicis, dandone notizia attraverso una conferenza stampa, aggiungendo anche che siamo al lavoro con lui per la programmazione dei grandi eventi, comunque di sua competenza. Nessuna inerzia dunque da parte dell'amministrazione, chiarisce la Di Cosimo, nessuna spaccatura tra lei e il sindaco. Prendo atto con estrema amarezza di come mi siano state attribuite, virgolettandole, dichiarazioni che non ho mai reso. Ribadisco al contrario la perfetta sintonia e la serena collaborazione con il sindaco Biondi, in un clima di unità e condivisione che vede la sottoscritta e il gruppo politico cui appartengo in atteggiamento di assoluta lealtà e collaborazione con il primo cittadino nell'interesse della comunità.